Buongiorno a tutti, ben ritrovati con una puntata di Good Morning Milano. Buongiorno a tutti. Oggi è martedì e come tutti i martedì si parla di periferie. Lo facciamo, lo vedete qui di fianco a me con Walter Cherubini. Buongiorno Walter, ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovati a voi. Che ci hai portato l'ospite oggi? Che ospite e chi ci hai portato? Sì, per la 64esima puntata di Focus Periferie abbiamo Irma Surico, che è presidente dell'associazione Quattro Tunnel, che si trova nell'area appunto di Quattro Tunnel della ferrovia e della stazione centrale in Non zona Greco. confondere con tre ponti che sono da tutt'altra No, no, parte, no, poi sono i no. quattro tunnel e sono Quattro. appunto Sono quattro tunnel, zona esatto. centrale. Prima sentivo che parlava al telefono e diceva: sì, dai, quello che adesso chiamano tutti un po' Nolo. Ecco, no? Esatto, Insomma, siamo in zona Nolo. quella zona lì, un'associazione di cui abbiamo già parlato qua, quindi io ti ringrazio di essere tornata, ma che insomma è importante perché le evoluzioni in quella zona stanno finalmente partendo, viene da dire, tanti temi importanti in quella zona e soprattutto voi, insomma, sono tanti anni che fate sentire le vostre ragioni, giusto? Assolutamente sì. Operiamo in zona dal 2012 per l'esattezza, fine 2012 e poi ci siamo Allora, costituiti ricordaci ufficialmente. com'è nata e perché è nata l'associazione Quattro Tunnel? Allora, l'associazione Quattro Tunnel è nata appunto fine 2012 perché stava nascendo un parcheggio che avrebbe definitivamente fatto soccombere il nostro quartiere. Ora non entro nello specifico di questo progetto perché ormai è roba passata. Diciamo che in quel particolare momento storico, purtroppo, il nostro quartiere stava declinando verso il peggio, andava veramente molto male. Quindi noi cittadini ci siamo svegliati e abbiamo detto basta, ora prendiamo noi in mano le redini. Quindi un gruppo di architetti, di ingegneri, un po' di tutte le estrazioni sociali. Quindi noi come cittadini ci siamo costituiti e abbiamo cominciato a lavorare con il quartiere e per il quartiere. Interessante appunto anche capire chi siete, chi c'è all'interno della situazione Quattro Tunnel. Allora, all'interno della nostra associazione operano vari, intanto i soci che sono molto attivi e che veramente si danno un grande affare. E poi abbiamo tantissimi sostenitori a cui ci siamo appoggiati e continuiamo ad appoggiarci per le nostre tantissime attività. Tantissimi professionisti anche però, giusto, che danno il Esatto, loro apporto poi alla esatto. E infatti progettualità. all'interno abbiamo un gruppo che si chiama Progettami, costituito da ingegneri e architetti che hanno collaborato attivamente con l'amministrazione pubblica, quindi con l'amministrazione comunale, addirittura nella realizzazione di uno spazio che attualmente si chiama Giardino degli Artisti. E quindi è stato un momento molto bello questo perché da un incrocio, tra l'altro particolarmente pericoloso, è nata una piazzetta che oggi è luogo di socialità. Vieni a sentire, in realtà era un incrocio banale, anche Un brutto, incrocio anche molto pericoloso, pericoloso, sì. e grazie proprio alla progettazione che nasce dai soci, da alcuni soci, da alcuni Sì. appunto vostri volontari, però che insomma non si sono inventati architetti dal giorno con l'altro, ma che lo erano, e hanno però trovato, per fortuna, mi è da dire, anche nel comune, finalmente un interlocutore con cui parlare, ma soprattutto che ascolta per una volta. Sono ben contento anche di Assolutamente questo. sì. E insomma, questa piazzetta ormai è anzi un esempio che viene portato spesso anche in giro, so, per quando si parla veramente di democrazia partecipata, di progettazione partecipata, spesso viene proprio portato questo giardino, ad Certo, esempio. anche il nome è stato scelto con la collaborazione del comune, perché inizialmente doveva chiamarsi Piazzetta degli Artisti. Poi i residenti con cui naturalmente interagiamo in continuità, ci ha chiesto assolutamente di non andare su questo nome perché avrebbe comportato il cambiamento dei numeri civici. E allora con il comune, quindi con l'ufficio delle ottime segretarie della Toponomastica. toponomastica, ma non solo, anche l'assessorato di Del Corno, Cultura. abbiamo deciso di chiamarlo Giardino degli Artisti, visto che esisteva già un altro giardino, quello delle culture, che non so, conoscete, in via Fiamma. E quindi ho detto, vabbè, se esiste il Giardino delle Culture, possiamo fare un altro giardino che è quello degli artisti, che ha un perché. Spiegaci allora, vedi, Il spiegaci perché questa è perché storia. il nostro quartiere è particolarmente ricco della presenza di artisti, ma abbiamo grandi artisti come Grazia Varisco, Emilio Isgrò, Sandro Martini,
tutti, quindi non stiamo parlando solo di giovani che attualmente si sono insediati nel nostro quartiere, ma di grandissimi artisti di fama internazionale e di grandissimi artigiani. Per esempio, ormai non c'è più, ma in via Soperga avevamo una fonderia importantissima in cui sono state fuse le porte del Manzù, per esempio. Insomma, sembra quasi che appunto ormai molti artisti sono venuti a stare in quella zona, nuovi anche, però in realtà c'era già un sedimento, cioè c'era già qualcuno che aveva scelto negli anni, o si è ritrovato negli anni a vivere lì, e adesso c'è un ritorno invece di nuovi artisti, quindi insomma nome mai più azzeccato. Tra l'altro una zona scelta dagli artisti di una volta, perché come mi raccontava, non so se lei ha conosciuto personalmente, io mi sono arricchita dopo averlo conosciuto, Alberto Ghinzani, che ahimè ci ha lasciato nel 2015, ora non c'è più, però Alberto, che ha scelto, un grandissimo scultore, che aveva scelto il nostro quartiere, quindi parliamo di anni lontanissimi, perché mi raccontava lui stesso, nel nostro quartiere c'erano i migliori artigiani d'Italia. Sì. E quindi insomma c'è sempre una buona motivazione perché poi nascono certi quartieri con certe vocazioni rispetto ad altre, no? Walter, so che insomma la storia dell'associazione Quattro Ponti e Quattro Tunnel è una storia che ti piace portare in giro, perché insomma fa vedere come si può fare semplicemente tra molte virgolette, unendosi tra i cittadini e a volte rompendo le scatole, immagino. Insomma, avrete messo le scatole per bene, mi sa, ai vari comuni. Assolutamente sì, però i risultati ci incoraggiano. Infatti, che cosa ti piace di questa storia e perché hai voluto portarcela? Ma sai che a noi le storie, in questo vocabolo, non piace più di tanto, però non è importanza, va bene lo stesso, perché più che una storia è una realtà in essere. Prima si parlava di progettazione partecipata. Sì. Allora, il tema è esattamente questo. Uno, Milano è ricca di capacità e di professionalità. Come diceva Bonvesin dalla Riva, le meraviglie di Milano e nessuno le conosce, e infatti oggi ho portato anche il testo di Bonvesin dalla Riva. No, finalmente ce l'abbiamo, perché, citiamo spesso. No, citiamo, non c'è invece questo qui, me l'ero anche tutto segnato, scritto e quant'altro appuntato. Il primo dato è conoscere le risorse. Per questo che con il Centro Studi Periferie abbiamo voluto anche formalizzare un dettaglio di analisi, conoscenza di quella che è la realtà cittadina, di tutte queste risorse associative, per esempio, che ci sono, ma non solo, facendo anche delle mappature piuttosto interessanti. Perché? Perché così anche gli amministratori comunali possono avere un'idea, quando parlano di un determinato luogo, vabbè, ma che cosa c'è in questo luogo? Magari non c'è tutto, però in una visione cittadina complessiva c'è parecchio. Allora, dicevamo prima, ci sono tutta una serie di energie che possono essere messe a fattor comune e possono dare dei risultati. Allora il tema, come abbiamo sottolineato più volte, è di dare un'iniziativa strutturale di valorizzazione di queste energie, non solo quando c'è il caso particolare oppure quando c'è una spinta particolare, perché altrimenti andiamo avanti a onde, no? Che si susseguono a seconda dei casi e delle vicende determinati da altri, il mare, no? Che non è determinato da noi. Ecco, invece, come l'amministrazione comunale può individuare dei processi organizzativi molto semplici proprio di partecipazione, ma rispetto a quella che è la quotidianità nell'arco dei quartieri, nell'arco delle zone e anche della città, perché noi non dobbiamo dimenticare che ci sono appunto, e credo che l'esemplificazione è quella che è la storia di Quattro Tunnel lo dimostri, dove ci sono delle forti attenzioni su determinati ambiti. Ma c'è la necessità anche di avere una altrettanto forte attenzione sulla generalità degli ambiti, altrimenti nell'ambito di quella che noi chiamiamo periferia emerge ogni tanto qualcuno, ma non c'è un approccio complessivo. Allora noi siamo abbastanza convinti, per appunto tutta la documentazione che abbiamo costruito in questi anni, che di risorse ce ne siano, si tratta di essere capaci di utilizzarli.
Porto anche un'altra situazione, storia, una situazione molto interessante, i quattro tunnel, di come in realtà la periferia appunto è un luogo che a volte si avvicina o si allontana dal centro, perché in questo caso noi stiamo parlando di, questo sono 1 chilometro credo, tutto Sì, l'elevato noi ferroviario infatti. che parte da una zona centrale come quella di stazione centrale appunto e si va poi a insinuare dentro nella periferia. Quindi anche una periferia che lì cambia, cioè nel senso una periferia quasi centrale a volte, una periferia molto periferica invece sul pezzo finale, insomma che immagino abbia anche tematiche e problematiche diverse. Assolutamente sì. Cioè, in realtà noi non ci sentiamo periferia e poi siamo assolutamente convinti che la città debba diventare policentrica. Non esiste più un solo centro a Milano, Credo ma che Walter tanti su questo centri. Ecco, possa tenere quei 2 o 3 ore di quindi trasmissione solo su questo discorso, giusto Walter? esatto, quindi noi siamo per una città policentrica, senza nulla togliere al centro di Milano, ovviamente perché che Che amiamo. poi è la prova, perché insomma già voi siete un po' centro di voi stessi, ma Esatto. non lo siete, ce cioè, lo siete solo forse, diciamo, a questo momento un po' emozionale, un po' così, ma manca poi in realtà il potere centrale. Amministrativo, mancano delle possibilità poi in realtà che la città non ci dà, però per esempio una città policentrica dovrebbe dare poi anche la possibilità ai vari municipi, come diciamo spesso e volentieri, Bravissimo, sì. di poter agire, Bravissimo. non solo di Dare sentirsi centro di se maggiore stessi, e potere al non solo di sentirsi municipio. proprio centro, Ma ma di allora, esserlo, una città giusto? policentrica è tale se ha un'amministrazione policentrica, altrimenti è un nonsenso. Dove diventa policentrico, ma non è vero, perché si citano degli esempi, delle Perché storie. sai, anche questa cosa di Nolo, adesso so che ne sta nascendo una a sud, non so come si chiama, Sì, South of Abetegrasso, mi sembra una cosa del si genere. sta esagerando, No, diciamo. dà l'idea di dire, oh, vedi, la periferia ritrova i suoi centri, ma in realtà poi sono orfani, poveretti, questi centri, no? Ma allora, qui la periferia, come abbiamo detto più volte, non è che degrado. Per niente. Assolutamente. Ci sono poi una serie di aree degradate che noi possiamo anche delimitare in quelli che sono i quartieri popolari. Dopodiché mi ricordo alcuni angoli di via Torino dove c'è del degrado pazzesco, non possiamo dire che sono periferie, ad esempio, Ci sono quindi. altre aree che sono anche abbandonate, anche Quindi, centrali. Quindi infatti. noi non dobbiamo fare confusione tra periferia e degrado. Periferia è un'area geografica, c'è un centro cittadino, c'è una periferia, giustamente come diceva l'assessore Rabaiotti qualche settimana fa, dove c'è un centro c'è una periferia, dove c'è una periferia c'è un centro, ma non è un giudizio di valore. Diventa un giudizio di valore quando l'organizzazione che si dà alla città non è corrispondente sia al centro sia alla periferia. Vediamo l'organizzazione che si è data il Comune di Milano in questi anni, tanto per farla breve. Milano parte pre-1873 con una consistenza territoriale di 9 km quadrati, dopo annette il Comune dei Corpi Santi. E quindi si estende, ma il comune di Corpi Santi, che aveva una propria amministrazione, con l'annessione non ce l'ha più. Do Quindi tutto in centro a Milano. la città diventa, si moltiplica perché diventa molto più Faccio una domanda difficile, era grande. già Palazzo Marino al centro dell'amministrazione comunale all'epoca? Palazzo Marino direi che fosse Era già, sempre. ok. E quindi che cos'è che accade? Che l'amministrazione annette tutte le funzioni, porta in centro tutte le funzioni che prima erano sul territorio. Lo stacco più grosso si è avuto nel 1923 e dintorni, quando sono stati annessi tutta una serie di comuni, 12 comuni, diciamo così, della cerchia allora cittadina, che oggi definiamo periferia. E che cos'è che è successo? Che hanno annesso i territori, ma hanno annullato il ruolo amministrativo che c'era dei municipi locali e quindi questo non è diventata più una città policentrica perché gli è stato tolto uno degli elementi costitutivi, popolo, territorio e governo. Se manca il governo, se il governo io devo andare da un'altra parte a trovarmelo, il problema è che la periferia diventa periferia nell'accezione negativa. Quando rimane marginalizzata da tutte le vicende e anche dai centri di potere. Se i centri di potere sono da altre parti, si interessano di altre parti. Quindi, quando noi vediamo tutta una serie di esperienze interessanti nascere sul territorio cittadino,
Non facciamo altro che dire che la città è capace di esprimere. L'unico problema è che se la città, come diceva Irma Surico, diventa policentrica, deve avere anche un'altrettanta amministrazione policentrica. Se Che non è invece. così, noi andiamo a contare quanti sono le esperienze interessanti, le mettiamo sulla cartina di Milano e poi scopriamo che ci sono tanti cerchietti rossi interessanti. Ma poi c'è un estremo, tra Bianco. virgolette, grigio, che non è dove non c'è nulla, ma dove non riesce a emergere. Se una città è città, fa emergere anche queste cose, a fattor comune tutta una serie di risorse che sono presenti della città, tra cui l'università. E quindi sicuramente anche il percorso che hanno intrapreso, che ha intrapreso Quattro Tunnel, può essere interessante anche da questo punto di vista. Assolutamente Infatti, sì. Prima di tutto ti confermo, Walter, che sì, Palazzo Marino è sede del comune dal 1861, dal giorno dell'unità d'Italia, Bene. quindi è da quel giorno che si cerca di spostarlo poi, non sarà facile secondo me, insomma, come dire, secondo me non sarà facile creare questi Ma non lo vogliamo policentri. nemmeno spostare. Comunque, nella fattispecie 19 settembre 1961 diventa sede del comune di Milano, quindi insomma, diciamo appunto che interessanti sono anche però le collaborazioni che possono nascere, che come diciamo spesso io e Walter sono dei bellissimi progetti, ma che speriamo che poi diventino proprio quasi la normalità, dovrebbero diventare, nel senso che ogni quartiere dovrebbe poter poi avere queste Assolutamente sì. possibilità. Con l'università so che avete fatto degli Sì, ottimi noi rapporti, progetti sì, e abbiamo scambi. lavorato qualche anno fa con l'università della Bovisa, quindi il Politecnico. Politecnico. Abbiamo fatto una cosa molto bella con il Politecnico quando abbiamo lavorato proprio sul recupero dei magazzini raccordati. E infatti qualcosa potete trovare sul nostro sito, è stato un momento molto bello, abbiamo lavorato molto bene per un intero anno accademico. È venuto fuori un risultato che ci ha dato grande soddisfazione. Volevo aggiungere a quello che ha detto Walter che in effetti per noi del nostro quartiere il 1923 è stata una data molto importante perché noi, ora vabbè, il mio quartiere viene definito Nolo, ma in realtà quando noi abbiamo cominciato a operare abbiamo un po' riscoperto tutta la storia del quartiere. Noi eravamo l'area cittadina, l'area nobile, diciamo, del quartiere greco, perché c'era l'area rurale e l'area, diciamo, urbana. Ecco perché dalla nostra parte c'è tutto il Liberty di Piazza Morbegno. Ed era Del un fu comune di greco, luogo proprio un comune molto, greco a parte, esatto, quindi era, del infatti noi non paese. sapevamo, tanti anni fa, di essere proprio nel piano del quartiere greco, perché per noi greco era dall'altra parte dei tunnel. Sì, c'è da dire Ed che voi avete ecco, quei quattro tunnel, quella bravo, lei ferrovia ha già divide capito. Bravo, completamente quando e noi, ridisegna. ecco perché noi ci siamo chiamati quattro tunnel, anzi, devo essere più precisa, spesso addirittura nel mio quartiere mi chiedono, ma i tunnel sono cinque? Perché se partiamo dal primo tunnel, quello della stazione centrale, non sono quattro, sono cinque. Ma come mai voi vi chiamate quattro e non cinque? Beh, c'è una ragione storica, perché praticamente il quartiere di Greco, che prima era un comune, partiva proprio da Viale Lunigiana, da Viale Brianza. E quindi dal tunnel di Viale Brianza, e da quel momento sono quattro. Quindi c'è quello di Via Lumière, poi c'è quello di Via Varanini e in fondo Via Spoleto. E noi ce ne prendiamo cura di questi tunnel. E infatti andiamo lì e imbianchiamo, È okay, ripuliamo. molto Cioè. interessante anche questo, cosa siete riusciti a fare, secondo me è una cosa che era impensabile qualche anno fa, cioè poter prendere la manodopera, cioè la Sì, manutenzione la di questi manutenzione. in concerto però con Comune, AMSA e... Assolutamente sì. Cioè, che so, una volta eravamo quasi da rivoluzionari, no? E invece siete riusciti a fare Certo, un progetto che abbia adesso una questo normalità, anzi, dato a grazie, regime questa e cosa, qui devo so. menzionarla perché ha grande merito l'assessore Rozza dell'altro, Sì, cioè di qualche anno fa, la scorsa quando era giunta. assessore ai lavori pubblici, che ha creduto moltissimo nella operatività e nella progettualità delle associazioni di quartiere. E noi abbiamo lavorato molto bene con l'assessore Rozza in quel particolare momento e ci ha proprio affidato questi tunnel che sono stati ristrutturati in quel momento storico in cui noi stavamo nascendo. Che mi viene da dire, facendo un'operazione del genere, molto probabilmente si riesce anche a farli amare di più i tunnel poi alla propria cittadinanza, perché insomma ognuno se li sente un po' più suoi. Poi siamo d'accordo che dovrebbe Certo. essere AMSA il comune a pulire sempre, a passare sempre, ma dove magari non possono arrivarci fino a un certo punto, oppure nelle cose più piccole, perché no? Magari i cittadini anche prendersi cura.
di quello che è proprio, insomma, non è Chiamiamolo proprio solo. presidio, Infatti. perché per esempio i nostri tunnel che noi ripuliamo dalle scritte vandaliche tutte le volte che compaiono, infatti se venite là non le trovate le scritte vandaliche perché appena compaiono noi subito abbiamo una squadra addetta, la squadra cleaning, per cui Ok. appena fotografiamo, quindi appena ci accorgiamo che c'è una scritta vandalica, si va, si fotografa e la nostra squadra parte, va a ripulire. Però a un certo punto ci siamo accorti che questi tunnel erano sporchi proprio di smog, quindi e lì non bastava la nostra opera. E allora ci siamo messi d'accordo con l'AMSA, abbiamo trovato una collaborazione magnifica e ora una volta al mese ciascuno di questi tunnel vengono Noi ripuliti interessati a questo, ci con... siamo accorti, Esatto, noi, siamo cosa noi che che forse probabilmente prima non avevamo neanche abbiamo mandato, perché segnalato. prima tra scritte, tra tante altre cose, non mi sarei accorto che invece c'era anche questo smog Esatto. da pulire. Insomma, Quindi questo è chiamiamolo molto presidio interessante. E adesso una attivo. volta al mese l'AMSA Sì, dal regolamento praticamente passa. una volta al mese perché in ogni giorno del mese, una volta alla settimana, cambiano tunnel e quindi ogni tunnel viene ripulito una volta al mese. Insomma. Questi sono i risultati che vorremmo sentire sempre, no, Walter? Ma il problema è farli diventare strutturali, cioè che a Milano ci sia di tutto e forse anche il meglio di tutto, diciamo così, sbrodolando un pochettino, su questo non abbiamo dei grossi dubbi. Il problema è che non diventano sistema. Questo è l'unico problema. E non diventano sistema perché in primo luogo l'amministrazione comunale non è organizzata per affrontare i temi della città. Guarda, te lo dico Nella loro io. complessità, il governo della città complessa, questo è un libro che adesso cominceremo ad andare sempre a citare, Sì. perché proprio cerca di mettere insieme, anche grazie all'università, una capacità di formazione delle professionalità che dovranno essere in grado di andare a gestire le città. L'unica variante che noi poniamo è che se ci sono le professionalità, ma l'organizzazione amministrativa della città rimane sempre accentrata, va bene per un piccolo comune. Ma non per Per una Milano. metropoli, seppur piccola come Milano, non funziona Comincia a il essere tema, perché complessa. poi c'è il bel esempio che possono essere i quattro tunnel dove c'è questo tipo di collaborazione e quant'altro, ma nella logica dei, tirandoli un pochettino, 100 quartieri e borghi della periferia cittadina, perché poi se si va a Infatti, volevo vedere arrivare qui, Walter, bravo. questo è il numero che dobbiamo affrontare, e allora assume dimensioni completamente diverse, ma anche lì ci sono, se si va a vedere, tutta una serie di risorse che però non devono fare la fatica che ha fatto quattro tunnel per riuscire a pulire un muro. Dovrebbero Ma le veramente esperienze passate dovrebbero diventare una capacità progettuale, devono unite, dire, bene, noi siamo protocollo riusciti ad quasi. arrivare a questo. Esattamente, facile per tutti. Rendere Visto le che se sono di cose, quella lì, si può fare anche da altre parti con questo iter, ma non è così al siccome è momento. utile, rendere le cose Ma io ti ricordo semplici. che tu citerai noi davanti spesso questo libro, io ti ricorderò ogni volta che quindi Palazzo Marino si accentra dal 1861, fate capire la difficoltà della questione, quindi Questo. sarà un bel tema. Ma soprattutto una cosa interessante appunto che so che poi voi in consulta periferia Milano porterete nei prossimi giorni a Milano nella biblioteca ARA, un incontro importante, proprio parlare di questi 100 borghi. La cosa interessante secondo me di questi 100 borghi è che non parliamo di... Vabbè, cioè, quando chiamiamo borghi, non si parla di naif o di vecchi piccole cascine lasciate così, parliamo di paesi veri e propri che sono stati appunto pian pianino annessi all'interno della città e che vivono ancora però della loro peculiarità l'uno diverso dall'altro e che quindi, come dicevi giustamente prima, dovrebbero tornare a essere centri di se stesso davvero amministrativi, politici a volte e non solo appunto sulla Posso dire, carta. Prego, rappresentano prego. ricchezza. Quindi diversità che è ricchezza, però come dicevate, è da mettere a sistema, è da conoscere, perché Ecco, e tantissimi come non si fa, conoscono. Walter, a farceli conoscere? allora, secondo me c'è un errore logico, e cioè se un borgo a Milano è centrale a se stesso, rischia di avere una autoreferenzialità che da un certo punto di vista può essere positivo, nel senso che dice, bene, io sono questo, però non tiene conto dei fattori che cittadini e non solo, che incidono su quel borgo lì. Banalmente, se noi facciamo una questione di ambiente,
Non è che il mio borgo diventa bello pulito e quant'altro, no. Invece gli altri di Milano cioè, no. Bisogna cominciare a non pensare nell'ottica allora, del Palio di Siena, cioè non sono le contrade, ecco, nel ma senso, le contrade ma devono essere... anche lì loro si ritrovano in piazza, infatti. Quindi hanno una certa unità. Infatti. Allora, centrali a se stessi, la centralità è la città in maniera complessiva. Se uno pensa di essere centrale a se stesso, fa un errore proprio strategico, perché poi quando c'è la scuola che gli manca il dirigente scolastico e continua a mancargli, vuol dire che quel nucleo lì, quel borgo, quell'ex paese non è centrale a se stesso, perché c'è qualcun altro che decide della centralità o no, e generalmente, purtroppo questo qui è il dato storico, decide per la non centralità, perché i centri sono sempre altri. Allora questa è proprio una dinamica da sfatare, quando dici ma io su questa centrale a se stesso mi permetto sì, giusto, no, perché insomma, anche perché quello diceva prima Nolo, le varie social street tendono ad andare in quella direzione, quindi bisogna stare un po' anche attenti a no, ma sì, ma fino a un certo punto quello va bene. Uno dispieghi le energie che ha e va benissimo, ci sia un Nolo, ce ne siano due, tre, quattro, perché sono tutte una serie di elementi positivi. L'unica questione, per non rimanere poi con le batterie secche alcune volte, è capire che invece siamo in una città di Milano che ha una struttura amministrativa centralistica, che non è nata per favorire Nolo, quest'altro, ma sono tutte energie che hanno dovuto fare agomitate per cominciare a emergere. E quando si fa agomitate vuol dire che chi sgomita di più è quello che riesce a salire. In questo caso non è che è stato ammazzato qualcun altro, però sono emerse tutta una serie di energie che avevano una certa consistenza. Ecco, queste energie che hanno una certa consistenza devono poter emergere anche dall'altra parte, dove magari le energie sono anche più flebili. Ecco, questo è il tema, per cui l'amministrazione comunale, se non ha un'amministrazione territoriale che è adeguata allo scopo, deve sempre aspettare l'assessore di turno. E quindi in questa città ci sono sempre delle aree decisionali dove c'è sempre l'assessore, anche per spostare 10 auto di un parcheggio. Sì. E capite se deve decidere se spostare o no 10 posti auto l'assessore alla mobilità del Comune di Milano in una via qualsiasi essa sia, al centro o in periferia, vuol dire che non siamo strutturati, soprattutto nel momento in cui abbiamo 9 municipi che hanno 9 assessori alla mobilità, che allora ci chiediamo che cosa ci stanno a fare, perché se li hanno messi lì per fare le bandierine è un discorso, invece noi crediamo che non siano bandierine, anzi sappiamo che spesso scalpitano anche loro, siano utili. Ma su questo voglio chiudere. C'è stato appunto il passaggio di consegne della fiaccola della legalità e della giustizia, iniziativa promossa dal Circolo Perini, sì, anni addietro, e dalla zona 4, dalla zona 5. C'è stato anche la giornata del passaggio e sono intervenuti anche il presidente del municipio 1, tra gli altri, ma quasi tutti i presidenti dei municipi, dove hanno manifestato tutta una serie di capacità di interlocuzioni, di messa insieme di cose, sì, sì, dall'università a quant'altro, insomma, per cui c'è una capacità. Il problema è che si scontra, anzi, si trova di fronte al muro della decisionalità, che seppur le piccole cose, l'amministrazione comunale di Milano ha le stesse dinamiche di un piccolo comune, solo che in un piccolo comune l'assessore arriva a tutto, in un grande comune l'assessore arriva a poco. Sì. Arriva a poco, non c'è niente da fare. Ricordaci allora questi incontri, Walter, per scoprire appunto un po' meglio il nostro territorio, per scoprire meglio alcuni di questi 100 borghi di quartieri di Milano. Allora, diciamo che l'iniziativa, poi avremo modo anche di consolidarla meglio, è un'iniziativa in itinere, entra in quella che abbiamo chiamato A Scuola di Periferie, okay, che l'anno scorso ha dato vita a 24 lezioni sulle varie tematiche, dalla geografia all'arte, alla partecipazione, perché il problema della partecipazione, della progettazione partecipata non è così scontata, è una cosa anche da costruire e sapere anche come fare e anche allargare. Allora, all'interno di questo
di questo percorso scuola di periferia proprio perché tende a valorizzare ogni aspetto della periferia e renderla fattor comune, una particolare attenzione la diamo all'aspetto artistico. Okay. Noi abbiamo tantissime, proprio anche perché Milano e la periferia milanese sono i vecchi comuni che avevano tutta una serie di loro soggettività e anche di edilizia artistica e quant'altro. Allora, stiamo individuando e mettendo a sistema tutta una serie di percorsi che possono facilmente essere intrapresi di conoscenza sia da residenti ma anche da turisti. Okay. Il turista che arriva e soggiorna in un albergo che non è in Piazza Duomo ma è nel territorio limitrofo milanese, spesso, va bene, vede con Airbnb poi è sempre più così ormai, ma certamente, cioè, i turisti, allora, sono ha la possibilità di vedere qualcosa. Chi arriva a Milano, i residenti anche Milano, i nuovi cittadini milanesi, sanno dove vivono, possono vedere delle bellezze e possono prendersene anche con cura, perché vale la regola di quattro sì, tunnel. Sì, sì, sì. Ho una realtà e la mia città cerca di prendere. Una volta che conosci qualcosa lo conosci meglio di più tuo. Cioè, ecco, quindi ci sono quattro incontri in Biblioteca Rara, okay, che è la biblioteca che è vicino allo Stadio San Siro e vicino allo sconosciuto Cavallo di Leonardo, che è una delle ricchezze che abbiamo ma poco conosciute, e quindi abbiamo quattro appuntamenti, uno per ciascun mese, dove affronteremo l'individuazione e anche la raccolta da parte di chi già sta facendo queste cose. Ho in mente l'associazione Gorla Domani, che proprio sì, a Gorla sta facendo già da tempo questo tipo di percorso. Dunque, abbiamo e visto con cui adesso collaboriamo, la locandina sul sito consulta Periferia Milano, su periferiamilano.com troviamo tutto, immagino, giusto? Lo stiamo aggiornando. Più o meno, va bene. Comunque, dategli tempo avanti, primo di appuntamento 9 febbraio, sabato 9 febbraio, ore 10:30, via Albenga 2. E quindi tutti sono benvenuti. Si parte di percorsi dell'Ovest milanese. La centralità sarà sull'Ovest, mentre le altre quattro puntate sugli altri. Da Ovest si va a Nord e poi Est su. Gli altri punti cardinali. Benissimo, allora Walter, io ti ringrazio tantissimo. Irma, grazie mille di essere stato grazie con voi, noi. Qualsiasi cosa vi in mente fare, ditecelo, che noi vogliamo. Ci sono tante cose. Che c'è qualcosa che bolle in pentola nel prossimo sì, futuro? Sì, assolutamente. Stiamo organizzando per esempio l'inaugurazione di tre panchine rosse nell'immediato, che sono state già verniciate, però ci sarà un'inaugurazione ufficiale prossimamente, quindi il cosiddetto progetto Panchine Rosse, che come sapete è molto attuale, come sì, è sentito come tema. E poi stiamo seguendo e partecipando attivamente al tavolo di lavoro. Ieri c'è stato appunto un articolo sulla Repubblica per quello che sta avvenendo su Piazza Luigi di Savoia, e noi stiamo partecipando a questo discorso. E ci sono tantissime cose, forse ci dobbiamo rivedere. Ottimo, benissimo. Sta arrivando il tema della moda, che infatti, fa rivoluzionare ancora Ferrante i magazzini Ferrante Porte, 15 magazzini, 15 magazzini, 15 magazzini di Ventura che diventeranno protagonisti prossimamente il 24 febbraio per esattezza. Ci sarà Moncler che ha scelto questi magazzini per il lancio di un nuovo progetto. Finalmente queste week fanno qualcosa di buono, mi verrebbe da dire. Infatti, di tanto, insomma. Le week sono uno stimolo infatti, importante. Così mi sembra un'ottima. Ecco, l'unica cosa che mi permetto di osservare, perché l'avevamo già ripreso velocemente, anche perché il tavolo di lavoro condotto dall'assessore Maranna, se si fa un giardino alla stazione centrale e si fa un parco giochi per bambini, ricordiamoci le altalene di fare accessibili per tutti, bravissimo, altrimenti facciamo come il grande giardino di Porta Nuova con 10 altalene, non ce n'è uno per i bambini disabili. Lei molto probabilmente andrà a quel tavolo, facciamo la portatrice di questa nostra istanza. Assolutamente sì, anzi c'è una sono nostra delle bellissime socia. Sono molto belle queste altalene, sono fruibili per tutti. Per tutti. Assolutamente. Le cose più grosse è chiamarle altalene per disabili, no, sono altalene per tutti, dove anche il bambino disabile possa dire, ma dove il bambino non disabile si diverte come un matto comunque, quindi insomma non c'è motivo di non metterle in un nuovo parco di una città come Milano. Bene, grazie mille Donna Rima, grazie a voi, diglielo alla Maranna da parte nostra, assolutamente sì. Walter, grazie mille, noi ci vediamo martedì prossimo, certamente. Va bene, grazie mille a tutti voi che ci avete seguito, noi ci vediamo invece domani sempre qui 12:30 in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.